Prova un attimo, alzalo. Prova. Prova. Così è fuori. Ah, quindi questo, quello bianco, non Sì. quello Sì. grigio. Quello bianco? Sì. Allora è messo in oso, però. No, non è messo. Allora, Sta partendo, perciò. Ah, questa! Tiro del numero 9 tocca a bocca, favori al gioco per il numero 8 Tennessee F. Si va allo stacco, stacco che avviene in questo istante, che vede l'ottima partenza di Toga del Nord, che però si mette di galoppo e sbaglia. Dunque Toga del Nord la più veloce, ma subito in errore, resta al comando Tuscolo MN, mentre con larghe folate viene avanti Tramontana Spin e all'imbocco della prima curva è la nuova battistrada. Dunque Tramontana Spin, numero 7 dello schieramento Pietro Vasta in sediolo, ha assunto il comando delle operazioni con un blitz sulla prima curva, scavalcando il battistrada Tuscolo MN. Per linea esterna, ecco Michele D'Ambrogio che prova a farsi largo con il suo Tirabation SI, che viene avanti ed adesso va a parigliare il secondo in posizione, ovvero Tuscolo MN, 45,6 da 1,16 i primi 600 metri, andatura direi consona per la categoria, con Tramontana Spin, Battistrada, Tirabation SI all'attacco, di rimorchio Tuscolo MN, dietro di lui prova a tenere la posizione il numero 5 di Tivadar, Very Nice, più indietro tutti gli altri con il 5 di Tivadar, che adesso prova ancora a venire avanti. Nel frattempo Tramontana Spin continua a guidare di lena, viene sollecitata da Pietro Vasta per tenere botta all'avanzata di Tirabation SI, appare in difficoltà Tuscolo MN che stenta a seguire, gli altri fanno gruppo e c'è una sventagliata di 5 cavalli, 4 cavalli tutti molto vicini, la più brillante all'esterno, errore di Tramontana Spin che esce di scena all'improvviso ed è Tequila Boom Boom che adesso fa boom boom su Tirabation SI, prova adesso anche al largo di tutti a farsi strada Tennessee F, ma ormai è troppo lontana, retta d'arrivo con alle prese Tirabation e Tequila Boom Boom, lotta molto serrata. Michele D'Ambrogio chiede il tutto per tutto al suo cavallo ed è Tirabation SI che riesce a sfuggire all'attacco di Tequila Boom Boom, mentre rinviene terza una ormai tardivamente lanciata Tennessee F. Vittoria dunque di Michele D'Ambrogio con il suo Tirabation SI, l'allenatore Giovanni La Rosa, la quota è di 3,38, ha chiuso poi da primo favorito sul mio cronometro un tempo attorno al 16 e mezzo per il vincitore che ha preceduto una buona Tequila Boom Boom, mentre Tennessee F dopo un avvio negativo è tornata terza in numeri 1, 10, 8, l'ordine d'arrivo da confermare della prima corsa di Palermo.